Ragazze, allora, cominciamo subito. Sembra che abbia i labbroni, ma perché ho le labbra molto irritate, mi bruciano in una maniera esagerata. Comunque, benvenute sul mio canale, bentornate a tutte le mie iscritte e niente, facciamo subito, questo sarà un mi preparo con voi. Perché ho da dirvi parecchie cosette nuove, molto molto insomma belle per me, spero vi facciano piacere. E niente, questo sarà un look, quello che insomma preparerò insieme a voi, in vostra compagnia. Sarà un look per un colloquio di lavoro, per un esame all'università, insomma un look un po' più delicato. Ecco, da usare soprattutto per un colloquio di lavoro. Ne avevo già fatto uno in passato, molti anni fa, ve lo lascio su in scheda. E niente, andategli a dare un'occhiata e niente, questo sarà un nuovo look, sempre molto delicato, però ecco, con quel pizzico in più di, insomma, po' più sofisticato, ecco. Allora, la base già l'ho fatta per non spaventarvi. Vi dico i prodottini che ho usato e ho fatto anche le sopracciglia. Allora, per la base, come al solito, ho idratato tantissimo, tantissimo la mia pelle e diciamo che forse ci siamo, ma secondo me è anche, ecco, ho usato, per farvela in breve, ho usato questo fondo, quello che vi dicevo di Bourjois, l'Ilti Mix. Adesso forse non si riesce a vedere, scusate per la manicure, ma non sono riuscita a farla. Ed è questo, ed è nella tonalità 54 beige, ragazze. È stupendo, veramente sembra di non avere nulla sulla pelle, molto idratante, bello, luminoso. Veramente mi piace tantissimo. Infatti, sto per terminarlo, lo ricomprerò come vi ho già detto nel mio scorso video. La base, l'ho fatto con questo fondo. Poi, come correttori, ho usato questi due. Questo è di Estée Lauder Double Wear, questo qui, e questo mi sembra che è nella colorazione 2C Light Medium, bello, molto molto bello, però ecco, sa troppo di, ha una profumazione bella di, insomma, spessa di alcol, si sente tantissimo l'alcol. Vabbè, però è molto a lunga tenuta. Poi ho usato per illuminare questo di NARS, è una mini taglia ed è la Light 2 Vanilla. Poi come cipria ho usato la mia amatissima cipria, sto usando praticamente solo questa, perché è molto molto sottile, illuminante, insomma è una polvere di riso, quindi è molto molto ecco, sottile. Allora, questa di Bourjois, quella che vi avevo fatto vedere nei miei acquisti low cost, ed è stupenda, c'è solo questa, l'unica universale, quindi non altre colorazioni. Poi le mie sopracciglia, guardate, insomma, il risultato è stupendo. Le ho fatte con queste due. Una è la mia solita di Mesauda, questa qui è la Forever Brows, la 203, e ho fatto proprio il contorno delle sopracciglia e leggermente qui in avanti, proprio insomma, non mi vengono le parole oggi. Vabbè, proprio ecco, l'inizio delle sopracciglia. Poi
poi lo riempite con questa di Essence, la Super Last 24 ore, Eyebrow Pomade Pencil Waterproof, che vi avevo fatto vedere nei miei acquisti low cost, e questa credo che sia la più scura, anche se non c'è la colorazione. Vabbè, questa è la più scura ed è veramente fantastica, ragazze, acquistatela che è stupenda. E ho riempito le mie sopracciglia. Ho messo il burro cacao, questo di all'aloe di Equilibria. Anzi, vado a rimetterlo perché ho le labbra devastate. Niente, cominciamo a truccarci. Allora, andrò ad usare come base questa, come dire, questo eyebrow gel di Essence, che sarebbe appunto per le sopracciglia, ma purtroppo questa è nella colorazione 01 brown e per me è troppo chiara, veramente troppo troppo chiara. Quindi io andrò ad usarla come base per il mio trucco occhi. Vado proprio a scaldare la cremina in questo modo. Brava Ida, non hai preso lo specchio. Arrivo. Ok, vi dicevo, vado a scaldare, ecco, la cremina, questa per le sopracciglia, e vado a metterla proprio come base per il mio trucco occhi. Proprio una cosa molto molto soft. Allora, ragazze, cosa dirvi? Come vi avevo detto nel mio scorso video, l'ultimo che insomma ho fatto, quello dell'haul e insomma prove su strada, diciamo così, di quello che avevo acquistato, prodotti make-up, vi avevo anticipato che c'erano parecchie novità, e queste novità insomma ve le posso dire adesso, perché appunto quando vedrete questo video ho già concluso il tutto, perché ecco, vado andrò a firmare, ecco, per un locale, per un negozio che insomma prenderò per iniziare una nuova attività, speriamo in bene, una nuova attività. Vi domanderete: cosa farai, cara Ida, aprendo questo negozio? Allora, sarà una bioprofumeria, ma non solo, ecco, prodotti make-up, ci saranno tantissime cose molto molto interessanti, non solo, appunto, vi dicevo, prodotti make-up, cura del corpo, skincare, insomma, tutto ciò che riguarda la cura del corpo. Ma avrò anche dei prodotti, degli alimenti bio. E insomma, abbiamo fatto questa scelta io e mia sorella insieme, perché appunto abbiamo combinato le due cose, nel senso che lei è una, appunto, dottoressa nutrizionista, biologa nutrizionista. E quindi ci sarà per dare delle consulenze sull'alimentazione. Insomma, abbiamo delle idee molto molto carine e interessanti.
appunto io che sono un'appassionata del make-up, sono una truccatrice, mi piace ecco, la cura del corpo, la skincare, quindi sono un'appassionata e quindi abbiamo abbinato le due cose, abbiamo insomma unito le due cose e ideato e speriamo possa funzionare questa cosa. Quindi a breve, verso marzo, io intanto finisco, cioè, mi continuo a truccare, altrimenti qui non finiamo più. Quindi l'apertura è prevista verso marzo. Adesso non so dirvi se ce la faremo per gli inizi di marzo o fine marzo, insomma. Però, insomma, faremo il possibile per aprire il più presto. Il locale c'è già, è molto molto carino, è a due piani e non è grandissimo. È qui a Benevento, quindi per tutte le ragazze che mi seguono da Benevento, nei dintorni, insomma, nei dintorni della Campania, che ne so, Avellino, Napoli, ecco, tutte le ragazze che sono qui vicine, che possono venire a trovarmi, a trovarci, venite. Vabbè, venite, insomma, non è ancora aperto il negozio, però vi farò veramente, veramente sapere quando, ecco, ci sarà l'apertura, quando ci sarà l'inaugurazione. Vi terrò aggiornate sul mio Instagram. Io continuo a truccarmi, però, ecco, non sto facendo niente. E come vi dicevo, vi terrò aggiornate sull'Instagram, sul mio canale, voglio fare, spero di fare dei vlog, ecco, per aggiornarvi come vanno i lavori, i preparativi, per farvi vedere anche un po' il negozio e niente, però poi sarà una sorpresa, quindi non vi svelo troppo. E niente, insomma, questa è l'idea, questa sarà appunto, metteremo in pratica quest'idea, speriamo vada bene, confido in voi, venitemi a trovare, vi farò sapere sicuramente quando ci sarà appunto l'inaugurazione. E niente, speriamo in bene, incrociamo le dita e spero vi faccia piacere, ecco, questa notizia che vi ho dato in anteprima. Allora, vado ad usare questo duo di ombretti, Magic Shadow Duo. Questo è della marca Bioesthetic. Sono queste colorazioni qui e vado ad usare per adesso il marroncino nella piega e nell'angolo esterno dell'occhio con questo pennello da sfumatura. Questo ve l'ho fatto vedere appunto nel mio scorso video. È un nuovo acquistino di Essence e vado ad usarlo. Vado a metterlo anche sotto la rima inferiore dell'occhio. Non mi ero accorta che non stavo registrando. Comunque sono andata a mettere la matita di Wycon, la Long Lasting Eyeliner nel colore Coffee, sotto la rima inferiore dell'occhio e sopra
come contornare, ecco, le labbra, ok, l'occhio, e poi ho sfumato subito. Vado a fare la stessa cosa dall'altra parte. Sotto l'arcata sopraccigliare e nell'angolo interno dell'occhio, voglio rimanere sul neutro sempre, vado a mettere questo colore di ombretto di Sephora, questo qui, ed è nella colorazione Universal Beige numero 8. Per dare un po' più di intensità, vado ad usare dalla palette Naked Basics, questa qui, questo colore Faint, che è il marroncino, diciamo, più scuro. Per intensificare ancora di più, perché insomma lo vedevo abbastanza piatto, vado ad usare anche il nero, questo qui della palette, che si chiama Grave. Vado poi a mettere quest'altro ombrettino, quest'altro colore, questo più chiaro, sulla palpebra mobile per dare un po' più di luminosità. Ragazzi, io per il trucco che mi fermerei qui perché insomma non è insomma tranquillo e dai toni matte, e lo vedo veramente ottimo per un colloquio di lavoro. Poi vado a piegare le mie ciglia, anche se ho messo leggermente il mascara. Ecco, voi non fatela questa operazione se già avete messo il mascara, perché insomma si potrebbero spezzare le ciglia. Io vado proprio leggermente a piegarle. Ecco qui. E vado ad usare questi tre mascara, bensì tre mascara. Allora, questo di Wet n Wild per le ciglia inferiori, perché ha lo scovolino molto piccolo e quindi mi trovo comoda per fare quelle inferiori. E questi due mascara per le ciglia superiori. Allora, questo di L'Oreal, il Volume Millions, questo qui. Vado ad usarlo
separare bene le ciglia, mentre questo di Essence nuovo, il Lashes of the Day, questo qui, vado ad usarlo per dare più volume e più intensità. Quindi vado ad usare prima questo. Poi questo di Essence. Guardate la differenza. Vado a mettere sotto le ciglia inferiori questo di Wet n Wild, che allora, ragazze, ho completato il look occhi, il trucco occhi, e questo è quanto. Adesso vado a dare un po' di colore al mio viso fantasma e vado ad usare il blush di Wacom, questo che vi ho già fatto vedere nel mio scorso video. Ragazze, fatemi sapere se ecco, questa notizia che vi ho dato in anteprima, insomma, vi incuriosisce, vi ha fatto piacere, insomma, per quanto vi possa far piacere, e fatemi sapere, ecco, datemi dei consigli, datemi delle idee, sono veramente ben accetti. Perché ecco, è tutto ancora in fase di... Ma perché dico sempre ecco, insomma, devo togliermi sto vizio di dire ecco, insomma. Ancora tutto in fase sperimentale, ok? E di sperimentazione, diciamo così. Quindi... sono ben accette tutti i vostri consigli e soprattutto lasciatemi dei commentini, e mi riferisco alle ragazze che mi seguono appunto nei dintorni qui vicino a me a Benevento, insomma, comunque in tutta la Campania. Se vi fa piacere e se non vedete l'ora che insomma si apra il negozio, ci sia l'inaugurazione, fatemi sapere se mi venite a trovare, spero di sì, e perché veramente ci saranno tante tante sorprese, tante novità. Insomma, è una cosa un po' diversa rispetto, a quello che c'è già in giro, anche se a Benevento non è che ci sia tantissimo insomma, non se ne vedono tanti di queste bioprofumerie. Vi dicevo, non dimenticate che ci saranno anche gli alimenti bio. Soprattutto con, ecco, la novità e la cosa principale, con la consulenza di una biologa nutrizionista, ci saranno, ragazze, sorpresina, tante novità, ecco, in merito, sì, alla cura del viso, del corpo, però ecco, prendersi cura anche internamente, quindi tanti integratori, ecco, veramente che insomma non li avete mai mai visti,
tanti tè, tisane detossificanti, ecco, drenanti, non mi posso dire altro perché ecco, in seguito ve lo farò, no, ve lo farò vedere perché è una sorpresa poi all'inaugurazione, però ecco, sappiate che ci sono tante tante belle cose per prendersi cura del corpo, insomma della pelle, make-up, tutto. Allora andiamo avanti e voglio usare come blush questo sempre di Bioesthetic, questo qui, ed è il Magic Shadow 24 Pink. Il resto non lo leggo perché non sono capace, altrimenti faccio una figuraccia, ve lo faccio vedere. Ed è questo bellissimo color pesca che può essere usato anche come ombretto, quindi ha una duplice funzione, può essere usato sia che come ombretto che come blush. Io in questo caso lo userò come blush. Illuminante, andrò a mettere una cosa molto molto discreta e quindi dalla palette sempre della Naked Basics vado a mettere questo qui che è un ombretto illuminante ed è Venus. E adesso vado a togliere l'eccesso di burro cacao che avevo messo perché andrò a mettere un rossetto liquido, anche se insomma nel mio caso non è proprio consigliatissimo, però ecco, andrò a mettere un rossetto liquido anche perché ecco. In visione del colloquio di lavoro dovrete parlare, ecco, stare lì un po' di tempo, quindi è meglio avere una cosa che sia sì comoda, ecco, che non la sentiate sulle labbra, però che sia a lunga durata e soprattutto non sia cremosa, ecco, con la paura che vi possa andare sui denti, molto molte volte succede a me, infatti, in alcuni dei miei video mi potete vedere con il rossetto sui denti e non va bene, non va bene. Quindi vado a mettere appunto il rossetto liquido dove me l'ero preparato. L'ho visto prima e non lo trovo più. L'avevo sotto i miei occhi. Allora, il rossetto liquido è questo della Maybelline, è il tanto bramato da me e da tutte voi, il numero 15, Lover. Io l'ho trovato da non da acqua e sapone perché non c'era, l'avevano svaligiato. Come si chiama l'altro negozio? Comunque ve lo metto su Ischeda dove l'ho comprato perché ho girato, avete potuto vedere il video svuota la spesa. Maxi, ecco, mi è venuto in mente Maxi che è qui a Benevento. Per intenderci, vi faccio sempre l'esempio che è simile a acqua e sapone, Tigotà, insomma. Questo genere di negozi qui e ce l'hanno ancora, ragazze, ma dico io, ragazze di Benevento, l'avete comprato? L'avete comprata? Ecco, l'avete comprato, se mi vengono le parole, il rossetto liquido della Maybelline 15 Lover.
che ce ne sono ancora veramente tantissimi. Lì sono andata a dare uno sguardo ultimamente per vedere se c'erano i nuovi colori, insomma, che dovranno uscire, non so se non sono già usciti, quelli nude. Sono andata a sbirciare un po', ma niente, non c'erano ancora. Ce n'erano ancora tantissimi di questo colore 15, quindi mi domando, ragazzi di Benevento, l'avete acquistato? Compratelo perché è stupendo come colore. Vabbè, adesso ve lo faccio vedere. Ragazze, ditemi se non è bello come colore, stupendo, veramente. Ve lo straconsiglio e con questo rossetto potete anche sbordare leggermente, come ho fatto io, ma leggermente. E ecco, adesso sembra una tazza. Ok, tolgo la fascia, tolgo tutto. Ecco, forse è meglio avere questa inquadratura così a metà, così non mi vedete i capelli bianchi. Devo fare la tinta. Allora, ragazzi, questo è il look finito. Insomma, non credo sia esageratissimo per un colloquio di lavoro. Credo che sia anzi molto ecco, raffinato, sobrio, non è eccessivamente luminoso. Il rossetto sì, è insomma si vede, però è appunto un colore nude rosato, che insomma va benissimo. Non è un rosso che state mettendo un rosso e insomma, oddio, è venuta con il rossetto rosso. No, è un nude rosato e insomma caratterizza questo look, questo make-up, perché appunto gli occhi sono molto molto neutri, quindi avete insomma, se vogliamo, solo la bocca un po' più evidente, ma insomma leggermente. Poi, se volete mettere, io ecco, ho voluto provare, vi ho voluto far vedere questo nuovo acquistino, però ecco, se volete mettere una cosa molto più sobria, anche se questa secondo me è già sobria, intendo un colore nude che va sul marroncino, siete liberissime di farlo, anzi. Però insomma io non trovo ci sia niente di esagerato, così esagerato. Niente ragazze, questo era un mi preparo con voi, sì, per stare in compagnia, per stare io in vostra compagnia soprattutto, e per non ecco pensare ad altre cose. Voglio concentrarmi appunto solo su questa cosa, sulla novità, ecco, che vi ho detto in anteprima. Spero possiate. Stanno passando dei bambini. Chissà se. Niente ragazze, vi dicevo prima che insomma passasse una carovana di bambini proprio qui sotto e niente, vi dicevo che voglio ecco, stare concentrata, voglio essere concentrata su questa cosa, ho preso un impegno. Voglio portarlo a termine, spero vada tutto bene. Fatemi tanti in bocca al lupo, vi prego, vi prego.
E niente, prima che la batteria finisca, perché è proprio a zero, niente, spero che il look vi sia piaciuto, look colloquio di lavoro, esame all'università. Seguitemi come al solito sul mio Instagram, Shanti Beauty, sulla mia pagina Facebook, lì, insomma, Instagram e Facebook vi tengo aggiornate. Vi terrò aggiornate anche su ecco, questa nuova cosa che andrò a fare per quanto riguarda ecco, il negozio. E niente, i video li farò sempre perché è anche un modo per distrarmi, ecco, e per stare in vostra compagnia, per tenerci compagnia. Niente, spero che il look vi sia piaciuto. Iscrivetevi come al solito al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video. Come al solito, noi ci vediamo al prossimo. Un bacio grande, ciao!